Io credo che lei utilizzasse le storie vere e che lei avesse una capacità introspettiva di osservazione incredibile. Questo lo dimostra anche le descrizioni della natura che lei fa e che le fa quando è a Roma, quindi a distanza visiva e fisica dai posti che descrive. Credo che però Giacinto sia l'espressione di quello che era il fratello Andrea, un fratello che non amava studiare, un ragazzo che aveva delle qualità di intelligenza ma una propensione alla concretezza, quindi più agli aspetti procedurali di un lavoro eventuale che non a quelli di una professione teorica, quale quella che il padre invece voleva per lui. Andrea è un ragazzo che ha fatto degli errori, che ha però dimostrato, a dire che spesso ci perdiamo i talenti, ha dimostrato alla morte del padre di essere in grado di condurre anche le finanze della famiglia e la vita della famiglia, certo tenendo sempre qualcosa per il suo divertimento, ma occupandosi comunque della mamma e delle sorelle del fratello. E quindi Andrea è verosimilmente il ragazzino da cui lei parte. Diciamo che lei ci dà la possibilità di capire meglio la distinzione fra sintomo e disturbo. Ed è questa una cosa molto bella, cioè lei è in grado di descrivere sintomi che vanno e vengono, nel senso che possono acuirsi in determinati momenti della vita, però poi questi sintomi, se le condizioni esterne, oggettive, diventano più leggere, più favorevoli, possono in parte regredire, consentendo quello che è un buon livello adattivo. Ecco, questo, i libri di Grazia Deledda ci insegnano molto, che è un aspetto fondamentale. Oggi noi siamo abituati ad aggettivare con disturbi gli altri o noi stessi. Sono nevrotica, sono depressa, sei psicotica, sei paranoico. In realtà le aggettivazioni dovrebbero ritornare a quelle che erano gli aggettivi veri. Sei melanconica, sei triste, sei un po' preoccupata per gli altri, sei un po' esagerata nelle tue manifestazioni invece che usare quei, diciamo, i sinonimi di malattia. Perché lei ci fa capire come delle persone possono entrare ed uscire all'interno di un momento difficile, ma come entrano e escono, tranne alcuni. Perché lei molto lucidamente, molto chiaramente, fa entrare nel disturbo con la descrizione alcuni personaggi che non riescono ad uscirne. E per esempio la nevrosi ossessiva, per esempio borderline, Paolo che è il protagonista dell'Edera, per esempio Don Zame, il babbo delle dame Pintor, che ha chiaramente una psicosi paranoidea e che non, da lì non esce. E quindi lei ci dà, come dire, la possibilità di capire che una, non per le psicosi, ma per quanto riguarda i sintomi nevrotici, tutti noi possiamo essere sintomatologici, ma non per forza disturbati.